Purtroppo dobbiamo constatare che la paura di tutti in seguito a ciò che può essere deterioramento dell'ambiente nel quale viviamo è costante, non è mai venuta meno. Il timore della popolazione, della nostra popolazione, è che impianti appunto sovradimensionati e siano diciamo, di difficoltà per la vita del territorio. Non si smetterà, ecco, credo giustamente, sapientemente, come fa la nostra gente, di proporre che invece di un impianto enorme, ci possano essere invece una serie di impianti più piccoli, dimensionati, rapportati alle realtà nelle quali si vive. E per questo in qualche modo si fa appello a chi ne ha la responsabilità, a chi deve fare le scelte opportune e giuste per la vita dei cittadini. È davvero forse la sostenibilità, il tema grande che dobbiamo saper valutare, saper mettere in campo in ogni scelta che andiamo a fare. In questo contesto, come Chiesa siamo presenti, vogliamo essere presenti, vogliamo raccogliere il grido di preoccupazione della nostra gente, che a volte sembra non sentire di essere ascoltata da coloro che pure la rappresentano. E allora, come Chiesa, noi in qualche modo raccogliamo quest'ansia, questa preoccupazione, ce ne facciamo carico, siamo vicini, siamo partecipi, la Chiesa è popolo. E in questo però cerchiamo anche di essere coloro che vogliono annunziare l'insegnamento che ci ha dato Papa Francesco sull'ambiente, che ci chiama ad essere custodi dell'ambiente. Credo che ci sia il desiderio, ecco, di raccogliere, come dicevo, l'invito della gente che se scende in strada e se scende in piazza a manifestare non lo fa sicuramente con un atteggiamento di opposizione, di ostilità verso nessuno. Lo fa invece con il desiderio di poter far sentire la propria voce. Allora, l'appello è a tutte le autorità competenti con le quali in questi anni abbiamo cercato sempre di poter interloquire, dialogare sui temi che riguardano la vita del nostro territorio e con cui vogliamo continuare ad essere in dialogo. L'appello ad essere, come dire, sensibili, ecco, il più possibile al grido, al bisogno della nostra gente e anche diciamo, a impostare quel dialogo che è davvero garanzia di democrazia, è davvero garanzia di sviluppo vivo della vita di una società. E credo che il mondo oggi abbia proprio tanto bisogno di questo dialogo, abbia tanto bisogno di sentire che ogni persona può partecipare con il suo contributo, può essere quindi ascoltata, può interloquire, ecco, con tutti gli organi competenti, con chi è stato chiamato dallo stesso voto popolare ad essere rappresentante, ad essere colui che vive la politica, la vita della città, la promuove e la fa crescere. Noi piccoli ricordiamo una cosa a voi grandi che non dovete mai scordare. Vogliamo vivere ed essere felici nelle nostre città, perciò abbiamo bisogno di aria pulita. Vogliamo mangiare frutti sani e sentire profumo nelle nostre campagne. Perciò, mamme e papà, nonni e nonne, fratelli e sorelle, tutti i cittadini, se ci amate, datevi da fare. Datevi da fare, molto!